Buonasera a tutti. L'argomento che stasera voglio trattare con voi è un argomento che quotidianamente interessa le nostre vite, ma sulle quali spesso non ci soffermiamo a valutare quelle che possono essere le conseguenze giuridiche in caso di mancato rispetto. Sto parlando dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza previsto nel nostro ordinamento, nel codice della strada, all'articolo 172. Il legislatore ha sancito l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza in tutti i veicoli dotati di carrozzeria chiusa e tale obbligo vige sia in capo al conducente che in capo ai passeggeri, con una particolare attenzione ai bambini o comunque ai minori che possono essere presenti nell'autovettura. In questo caso, infatti, l'ordinamento ha specificato che laddove il minore non abbia superato il 1,50 m di altezza, questo dovrà essere assicurato con specifici dispositivi di sicurezza. Ovviamente parliamo dei classici sediolini da auto che devono essere opportunamente omologati, altrimenti invece bisognerà rispettare l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza. Il mancato rispetto di tale obbligo andrà ad avere delle conseguenze giuridiche o sul conducente o su chi all'interno di quella vettura avrà l'obbligo di vigilare sul minore, ad esempio sui genitori. Il mancato rispetto dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza determina il sollevamento di una sanzione amministrativa che va dalle 83 euro circa alle 332 euro e in caso di violazione di questo obbligo in maniera continuata in un lasso di tempo di 2 anni ci sarà anche la possibilità di vedersi applicata la sanzione della sospensione della patente. Ovviamente il nostro ordinamento ha previsto anche delle ipotesi eccezionali nelle quali il mancato rispetto di tale obbligo di sicurezza risponda a delle esigenze di natura superiore. Parliamo ad esempio dei casi in cui gli agenti di polizia siano impegnati in un improvviso servizio di emergenza, oppure parliamo delle ipotesi di quei mezzi abilitati al trasporto di persone in piedi su tratte urbane o ancora all'ipotesi medica di soggetti dotati o affetti da particolari patologie specificamente certificati dall'ASL che esimono dall'obbligo di indossare la cintura di sicurezza. Tale situazione eccezionale si estende anche alle donne in gravidanza a rischio che però devono condurre con sé il certificato medico che giustifichi la violazione di tale obbligo. All'inizio di questa puntata ho detto che il mancato rispetto di questo obbligo molto spesso conduce con sé delle conseguenze giuridiche sulle quali non sempre ci soffermiamo, perché l'ipotesi classica che si verifica è il passeggero che dice: non metto la cintura di sicurezza, mi dà fastidio, tanto dobbiamo fare un breve tragitto. Ma se proprio all'interno di quel breve tragitto, perché ricordiamolo, l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza vale sia per i viaggi lunghi che per i viaggi brevi, ovviamente. E appunto, se nell'arco di quel breve tragitto dovesse occorrere un incidente stradale, la vettura sul quale viaggia il passeggero senza cintura va ad impattare con un'altra autovettura e da questo sinistro stradale il passeggero senza cintura riporta delle lesioni anche gravissime, anche ad esempio la morte, che cosa succede in termini di risarcimento del danno? In questo caso la Cassazione ha fondato un orientamento nomofilattico oramai granitico. Partendo dal presupposto che il conducente che porta con sé un passeggero che rifiuta di indossare la cintura di sicurezza dovrebbe non solo imporre l'utilizzo della cintura di sicurezza, sino anche a chiedere al passeggero di scendere dalla macchina, ma potrebbe anche tranquillamente, anzi dovrebbe tranquillamente, vietarsi di mettersi in moto. Molto spesso questo non succede, ma succedono degli incidenti stradali nei quali il passeggero non indossa la cintura di sicurezza e riporta delle lesioni. In questo caso, nel rifarci a quello che è appunto l'ordinamento oramai consolidato degli ermellini, che tra l'altro è stato ribadito in una recentissima ordinanza,
È legittima la riduzione del risarcimento del danno sin anche ad arrivare al suo annullamento, laddove cioè venga accertato il nesso causale tra l'incidente e le ferite riportate dal passeggero che non indossava la cintura di sicurezza, costui potrà vedersi negato il diritto al risarcimento del danno per omissione colposa derivante dal mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Quindi le conseguenze giuridiche che ne possono derivare non sono di poco conto, perché il passeggero che non indossa la cintura di sicurezza viene ritenuto in parte responsabile delle sue stesse lesioni riportate all'interno di un sinistro, il che si estende fino anche all'ipotesi della morte del passeggero. Il consiglio quindi a questo punto che ne può derivare è ovviamente quello di rispettare sempre l'obbligo di indossare la cintura di sicurezza, sia per una questione di tutela personale all'interno di un viaggio che per quanto breve può comunque presentare delle insidie, sia anche per le conseguenze che ne possono derivare, che possono essere anche conseguenze molto importanti come appunto l'annullamento del risarcimento del danno. Io spero di esservi stata utile anche questa sera, vi ringrazio di essere stati in mia compagnia e ci vediamo la prossima settimana.